Sì, siamo con Massimo Gobbi, intanto un primo commento su questa sconfitta pesante, insomma come l'avete anche un po' analizzata a livello emotivo, chiaramente in spogliatoio. Ovviamente c'è grande delusione, ci dispiace tanto, c'è grande arrabbiatura per il risultato, però ecco, ci siamo detti che dobbiamo già guardare avanti, domani mattina ci ritroviamo al campo e dobbiamo accantonare subito questa sconfitta e guardare avanti. La sensazione è che il Parma fosse un po' troppo molle fin dall'inizio della partita, è una sensazione corretta o gli episodi sono stati decisivi o comunque la qualità dell'avversario? No, molle no, di sicuro. Noi sicuramente abbiamo subito un po' con il loro pressing alto i primi minuti e abbiamo subito il gol. Abbiamo cercato poi di alzarci un po' di più per cercare di prenderla e anche il secondo tempo abbiamo cercato di spingere, di cercare di riprendere in tutti i modi, abbiamo rischiato molto e siamo riusciti a concludere anche il secondo tempo, però al di là di questo è una sconfitta che fa male, che ci dispiace tanto, ma che dobbiamo accantonare, deve farci diventare ancora più gruppo, compattarci ancora di più in vista di quello che saranno le sfide importanti che abbiamo davanti e deve essere da insegnamento e da ci deve aiutare a creare ancora di più quel gruppo, quella squadra, quello che eravamo poco tempo fa, dove tutti uniti, chi era in campo, chi fuori, spingeva con tutte le sue forze per fare i risultati che abbiamo fatto. Ecco, è un periodo brutto, però lo supereremo perché siamo una squadra vera. Ti chiedo un'ultima cosa da parte mia, di fronte alla tua esperienza, 13 gol subiti nelle ultime 5 partite, ne ha parlato anche da Versa, ha detto qualche problemino lo abbiamo dietro, secondo te da cosa dipende? Sì, è un periodo dove commettiamo errori, dove non possiamo sbagliare nulla, dove dobbiamo stare attenti ai minimi dettagli, perché quando inizi a girare male, poi quando sbagli la minima cosa vieni punito, quindi dobbiamo lavorare tanto, continuare a lavorare come stiamo facendo e essere attenti anche a questi minimi dettagli che fanno poi la differenza in un campionato, però non dobbiamo abbatterci, dobbiamo pensare che dobbiamo guardare avanti, testa alta, lavorare ancora di più e pensare all'obiettivo. Per fortuna, se vogliamo, c'è anche una notizia positiva, è finito il mese di febbraio, in cui il Parma è riuscito a fare solamente purtroppo un punto in 4 partite, al netto delle grandi avversarie che ha trovato. Si può dire che il vostro campionato ricomincia da sabato, da Empoli? Stiamo attraversando un periodo difficile, speriamo che sia finito, dobbiamo essere noi a mettere fine a questo momentaccio. Da domani ricominciamo e lavoriamo per mettere fine a questo brutto momento. L'altra notizia positiva della giornata arriva da Bologna, dove la Juve ha battuto la terz'ultima, i punti restano intatti dalla posizione, dalla zona calda. Sì, però ecco, dobbiamo pensare a noi stessi perché siamo ancora in ballo fino a quando, come si dice, no, la matematica non ti dà l'assoluta certezza, bisogna lavorare tanto perché poi in un attimo ti ritrovi in situazioni ancora più difficili, quindi noi abbiamo tutta la voglia di uscire da questo momento e siamo una squadra vera, un gruppo vero, ci siamo detti anche adesso nello spogliatoio, abbiamo tutta la voglia, la fame di uscire il prima possibile. Si può dire che probabilmente questa posizione di comodo, tra virgolette, vi abbia fatto un po' allentare la tensione. Tu sei uno dei veterani, sei uno di quelli che ha più partite di Serie A, le hai viste praticamente tutte. E dal tuo punto di vista cosa è successo? No, noi abbiamo cercato di fare sempre le cose nel migliore dei modi e poi ecco, però abbiamo concesso, abbiamo fatto degli errori. Questo ci deve, abbiamo tutta la possibilità, il tempo per poterci sistemare, quindi, però non dobbiamo adagiarci, e fare ancora meglio. Qualcosina di meglio si è vista in ripresa, come siete trovati col cambio modulo? No, beh, è una cosa che avevamo provato questa settimana, che ci poteva dare dei vantaggi, e comunque
comunque il secondo tempo appunto eravamo sotto e abbiamo rischiato ancora di più per cercare di riprenderla. E ci siamo anche tra virgolette andati vicini, perché Gervinio ha fatto una gran parata al portiere, il rigore probabilmente c'era ma ha fischiato un fallo prima, abbiamo cercato di recuperarla, poi ecco, abbiamo preso gli altri due gol, ma lo spirito penso che l'abbiamo messo e dobbiamo continuare a lavorare, a spingere, a guardare l'obiettivo.